Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Show. Siamo tornati con Far Cry 6 e la regola numero 1 della guerriglia qual è? È lasciare mi piace adesso, altrimenti non scopate più. L'ho dovuto dire. Allora, ragazzi, sono particolarmente carico, come potete vedere, e inizio da questa schermata per un motivo. Notate qualcosa di strano? Guardate un po' Dani Rojas, la nostra beniamina, come è vestita, che cosa sta portando indosso e soprattutto qual è il suo arsenale. Ebbene sì, ragazzi, se avete seguito la primissima live, sapete che abbiamo fatto veramente di tutto. Costa del Mar è libera, non c'è quasi più niente a parte queste cose che sono sostanzialmente, ragazzi, delle corse contro il tempo per arrivare ai drop dei militari. Chi arriva per primo se le tiene, e solitamente ci sono materiali, come potete vedere, polvere da sparo, collante, è roba che bisogna fare. Vi ricordo che nell'ultima puntata c'era Alejandro che ci aveva chiesto di liberare un po' la zona. L'ho fatto involontariamente, quindi non mi resta che parlare con lui. E credo che poi questa zona sia fatta, possiamo lasciarla, possiamo andare avanti. Ora, mi pare strano che io possa andare dritto dritto ad Esperanza, dove ci hanno chiamato per andare a fare questa missione, no? Vi ricordate? Mi pare molto strano. Io pensavo di venire qui, andare di qua con i Maximus Matanzas e poi infine andavamo da El Tigre a est. Però ragazzi, mano a mano vi farò vedere il nuovo arsenale che abbiamo, perché abbiamo veramente un sacco di cose. Vabbè, questa è una skin, il fucile è lo stesso, ma le mod e tutto il resto non è la stessa cosa. E abbiamo fatto anche missioni secondarie particolari. Non ho ancora fatto per esempio quella di Chorizo per gli amigos e tutto. Ah, ma è proprio nel buco? Devo entrare in quel buco, Philly? E Philly, ci siamo. Bella, ti sei rintanato proprio bene, eh? Sperando di non prendere niente addosso. Ok, eccolo qui lì. Ma dove cacchio siamo? È qua che nasce la magia? È tipo i canali del gas? Che cos'è? Non casca, eh? What? Today's the day. Meet my new baby, Diesel Daisy. Feed her gasolina and she gives us diesel. Mix with the foam and we got napalm, baby. Napalm. Going to light Jose up so you can see his hands from space. Open up her valves and let's see what she can do, eh? Oddio, ma che l'ha messo? Be gentle. She's nervous around strangers. Oddio, raga, ma non è che l'ha messo dentro il viviro? We need you in Esperanza, ora. Ok, I'm coming, Clara. Aspetta, Clara, fammi finire. Fammi finire. Devo accendere il vaporizzatore, il distillatore e la pompa. Yes, I like it, I like it. Sì, ragazzi, questo non è che l'ha messo nel viviro. Get the other balls. Working on it. Oddio. E poi forse il viviro si poteva gestire semplicemente in maniera diversa. One more left. You need help, Philly. Sì, Philly è chiaramente disturbato. Ma va. Ma non mi dire. Dimmi, figli, che è successo? Hornet, this isn't right at all. The binga. They see lure top. Hiro, we're gonna need parts to put her back together. First, a special circuit board. You can only get them off oil platforms. No problem for you. But we need something else. It's at the croc farm I used to go to. I'll send you a pic. You will know it when you see it. The pizza de resistance, like the French say. Cioè, vuoi che ti prendo la pizza e un conduttore? Time to make magic together. Tanto make magic together, però guardando come sta, ma no! Allora, ma io voglio sapere l'allevamento dei coccodrilli che ci vado a fare, ok? Oh. Ok, Philly, I can't take the suspense. What am I looking for? You know, the hat? Like the mascots? Very, very important. I knew I shouldn't have asked. Nope. Just do what you do best.
Dove stava Groco Hero lì? Vicino al coccodrillo ciccione? Vabbè, io pure c'ho un croccodillo. Sì, vabbè, non so parlare. Un croccodillo. Io avrei con me la possibilità di prendermi l'arco che ho comprato, pagato con i miei soldi. Posso cacciarli? Oh, carajo. That's a lot of hungry crocodiles. Ma non ci credo, che c'entrate voi? Ma che c'entrate voi? Ah, però ecco, siamo arrivati, ecco il coccodrillo ciccione. Ma che ha fatto quello lì? Eccolo. All this heat! Better see if this Luis guy's okay! Ah, però questa è una base, eh? Occhio. Occhio, ragazzi, questa è una base bella e buona. Di quello è un punto per spottare, ma a noi che esce, frega. Lara, Billy has me searching an oil rig for parts. Then you can kill two birds with one stone. Secure that oil for Libertad and try not to blow it up. We could use every drop. Got it. Pure un'arma qui vicino. Preferisco andare silenzioso. Billy, I'm at the oil rig. What am I looking for again? The secret board here. It's like a piece of metal with stuff on it. Thanks. Very helpful. I don't want to rush you, but Daisy is waiting. She don't like to wait. Oh, l'ho trovato, dai. Got everything, Philly. The crocodile head? Sì, sì, even the croc head. I will love you until my dying day. Come back to Daisy. Mwah. Eyes up, Danny. Air support inbound. Ma l'air support non mi interessa. È una guerra tra falliti, virgola. Non mi interessa. Tanta fatica che voi non avete visto. Yeah, Hero! Got your stuff! Why is Daisy wearing an IED? Sometimes we gotta hurt the ones we love, Hero! After, she makes some napalm for us. But first, I gotta fix her. With a croquet? Yeah, he fires off the Philly magic. That's my Daisy! Un pazzo furioso. True love. E ci hanno beccati. Meno male, dai, spariamo un po'. Oh, shit. Come guapo pupù. Allora, cross the map. Infatti però esatto, stavo a dire, non dobbiamo... invece sì. Magari dovevo evitare gli esplosivi, magari me lo dovevi di prima. Chi è che spara? No. No, dovevo evitare gli esplosivi. Potrei anche far così, ragazzi. Un colpo ben assestato e via. Oh no, ci stanno flancando. Donna, come vado. L'ho preso. Guapo, fai il tuo, guapo. Go, guapo! Arrivano! Questa è la tecnica Termopili, ragazzi, me l'ho insegnata io questa qua. Only halfway? Mi sa che Daisy è un po' lenta. Ovviamente Guapito non sta facendo assolutamente nulla. Li sto andando a prendere io, raga. Non è più loro che attaccano me, ma sono io che attacco loro. Oh no, sono arrivati col camioncino. Godo assai. Cioè, potete venire pure con gli ingegneri. No, a parte qua Libertad non è ben vista, però. Per i Montero, per i cittadini, contadini. Fai pure il tuo. Dai, che stiamo al 92%. Mori adesso, guarda, ovviamente. Te venga a prendere, te venga a pescare. Dani.
Arrivo. Che devo fare? Ok. They're shooting like they want to throw themselves off! Oh, they're about to. Ma non funziona mai niente. No, cogno! I gotta get this truck out of here. You have to take care of this old Daisy. Don't let these dirty soldiers put their hands on her. Kiss Daisy goodbye from you. E lui si dà, e lui si dà, giustamente. Vai, cogno. Vai, cogno, vai, cogno. Che poi, raga, ci stavo ripensando ieri sera. Comunque, ora, c'è stato il grandissimo colpo di scena e via dicendo. Insomma, della morte di Montero e il tradimento e via. Però non sarebbe stato più figo se ci avessero lasciato almeno un secondo per, che ne so, per farci delle domande su chi potesse essere, no? Invece l'hanno... Distruggi Daisy. Invece l'hanno un po' mandata troppo veloce, no? Che dite? Io all'inizio ho qualche dubbietto su Philly, ce l'avevo avuto, perché mi ha dato lui l'arma, mi ha detto vai lì, sì sì. E poi non ha funzionato, qua posta a terra, vabbè. Senti, addio Daisy, è stato bello. Ce ne dobbiamo andare subito, via, 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 via. E guapo rimane lì, addio boss, guapo. Philly, it's done. Daisy's... No, stop. I want to remember my Daisy the way she was. She loved you. Only had good things to say. Okay. But she didn't die for nothing. She blessed us with gallons and gallons of her sweet, fiery sweat. And we're going to rain that sweat down on Jose and wash him out. If only Daisy had lived to see it. I know. I'm sorry you lost her, Philly. Just a machine, Hill. Don't be weird. Va bene. Ok. È chiaramente troppo pazzo per stare lì dietro. Oh, livello 7, ragazzi. Oh, sì. Devo andare a prendere assolutamente un'arma. Che vi devo far vedere. Che vuelta, Feli. Tiro. Ready to touch the face of God? Hope you got the cojones I need. That came out wrong. Grab me a military plane, okay? Air bases are full of them. And a pitching machine, too. Like the ones at baseball diamonds? Anything else on your grocery list, Philly? Can I grab you some? Already drunk on inspiration! Just watch out for those anti-air guns when you're flying. Unless you want your ass shaved from underneath. Palle volanti! Ma palla volante. E non capisco chi spara a chi. Ah, ecco. Allora, ho più posizioni per trovare dei caccia, però... Vedete, io qui c'ho una pista. Non da seguire, ma proprio da andare a prendere. E avevo liberato tutto qua. Vedete a che servono le secondarie? Solo che, ragazzi, è veramente gigante sto gioco. Io penso che... non riuscirò a farle tutte. Soprattutto perché... oh, io la spoilerò qua, però... vi ricordo che a fine mese ci abbiamo sia House of Ashes, nuovo gioco horror, che Guardiani della Galassia, ragazzi. Non mancate, Non scammate. Quindi siamo ricchi di serie. Should bring this plane back to Philly's hangar. Via. Che poi, raga, lo potevo andare benissimo a prendere alla nostra base. Cioè, alla base possiamo richiamare caccia. Non ci ho pensato. Consegna a Philly. Solo che è un po' difficile da manovrare. Ah, ce l'ho fatta, dai. Ecco, ce l'ho fatta. Cheat, Max Shusha. Ah, it's beautiful, Hiro. Time to walk the Philly magic. Ah, forse con questo diamo fuoco a tutti i campi. Per forza, dai. Giustizia Montero. Dai, questa missione la voglio fare troppo. Danny, we've picked up some intelligence on Jose. I think he's starting to crack. So
So things are going to get crazier? Just what I need. Just keep up the pressure. I'm heading back to the Monteros farm now. See what I can do. There's always something to do on a farm, Danny. Nice try, Clara. But you're a city kid like me. Danny, vabbè, volevo dire una cosa. What's going on? We need to figure out next steps. On it. See you soon, Espada. Sì, non devi allentare la pressione, ma... Porca miseria, ma non è stata lei che mi ha chiamato per dirmi... Oh, devi venire a Esperanza perché c'è sta... È su. So what's our next move, Espada? You got any ideas? You're not listening! You're not listening! Shut your mouth! We have to hit Jose's tabaco. Heard enough out of you, Singao. You just gonna let this happen? Long time coming, Danny. Montero Justicia. Stop! Your brother's a traitor. Si. And he'll spend the rest of his life making up for it. You ready to look in the mirror and admit your mistakes? You first, Camila. Fine. I voted for Castillo. Ooh. I didn't want to, but Vivido was going to make us rich, wasn't it? Mierda, I doubted you. All of you. I blamed you for not being guerrillas. But Papa was right. To get faith, you gotta give it. If you want Jose... If you want Jose, you have to think big. Hit him where it hurts. His tobacco fields. We dried out already. No, all of his fields at once. Draw his soldiers out, leave him open. That's smart. Well, lucky for us, Philly plans ahead. Me and the hero got you covered. Good. We divide our forces. Targeted strikes, checkpoints, guard posts, everything. In and out. And then we hit that airbase hard. Now what the fuck are we still doing here? Dale! Il canottiera non è convinto. Aspetta al finale, Roberto. Roberto Sedigno. Hasta el final. Alta final. Alta final. Alta al final. L'ultima volta che ci siamo separati è finita malissimo. Napalm Niño. Metal Bird, Hellfire, and the Hope of the West All in One. So you've flown this? No, never. I'm afraid of heights. But I'll be the wind beneath your belly. Moral support while you rip Jose a new one. Oh, Hiro, Hiro. You're gonna need my soundtrack. Philly Magic, babe. Ah no. Quindi se va? Si va a far piovere un po' di giustizia? Per nome di Montero? Allora, parte la musica, okay, che non Philly, so se sia. Let's see what you got. Feeling magic, baby. Fucking Philly. Forse non la sentiamo. Guerrillas, you ready? I want to hear you. Sanchez, ready. Torres, I'm here. Napalm Niño, all good up here. Sereno, ready. Ortega, let's fucking go. We draw out Jose's forces and leave the airbase open. Then we hit him with everything we got. Let's kick some ass. Oh no, oh, i fenicotteri. Andiamo a rompere un po' di culi. Allora, devo mirare i campi con i teloni gialli. Che ci vuole, raga? Che ci vuole? Esso, esso! Certo, senza musica non si può sentire, però. One with Napalm Niño. Feel the rhythm, hero. Feel it. No, raga, è cringe. No, oddio, che ho preso, che ho preso. Andiamo. Holy shit, it actually works. Certo. Billy, you're a fucking genius. Oh oh, mi sa che c'abbiamo qualcuno dietro. Oh oh. Oddio. Ho preso. Oh. Oddio, ragazzi, ho tre aerei ovunque. Kenyo? Still got to burn more. Oddio, oddio, oddio. Fatto il suo, fatto il suo, fatto il suo. Oddio. Il Pequeño ha fatto il suo? No, devo andare ancora a bruciarla, mi sa. Eh no, raga, il Pequeño mi serve come il pane. Diamo fuoco a tutto. Pure se c'ho tutti alle calcagna. Porco due.
Non l'ho distrutto sto campo. Oh, yeah, il cane no. Almost done now. Mannaggia i cani, mannaggia li pescetti. Mannaggia li pescetti. Ok, vai. Poi siamo across the map così, su. Oh, hell yes! That oh, yeah! Care of the Viviro. And you're next, Jose. Gotta get to that airfield. Ok, a posto. E ci andiamo pure a ciuccià sta polvere da sparo. No! Arco compound! Sto cazzo! Il mitico cavaliero. Cavaliero! Cavaliero! Cavaliero, alzate! Monta a cavallo, cicciolo! Dai, cicciolo, che ci stanno a puntare! Sprecate cavallo, porca miseria! Eccomi ragazzi, sono tornato. È tardissimo, abbiamo appena terminato la live, ma io devo mettere fine alla lotta che i Montero stanno portando avanti con José, il nipote di Antoine Castillo. Voglio terminarla adesso. E ho beccato un sacco di armi nuove, cioè abbiamo un sacco di cose che vi dovrei mostrare, tra cui un nuovo supremo che vedete lì. Non so se è adatto a questa missione. Oh, che è successo là? Oh, avete visto? Ah, beh, no, in furia alla lotta, giustamente. Certo. Espada, you okay? Sì, now get your ass over here. On my way. Sto arrivando. Allora qua, ragazzi, bisogna costruirci l'arsenale. Dobbiamo mettere tutte le cose più forti che abbiamo. Fermi. Allora, ve li mostro subito. Arsenale. Quindi, questo è il nuovo supremo, il supremo furtivo. Quello che dovrebbe aiutarci a prendere possesso delle armi, no? Insomma, No, Armageddon, ragazzi. E ho il disco Logos, ragazzi. Praticamente quello che spara la Macarena. Almost there. Where's our tiny general? One of our guerrillas said he spotted him in the control tower. Okay, heading there now. Lo andiamo a prendere. È stato visto l'ultima volta nella torre di controllo. Vediamo un po'. Eccoli, ragazzi. Eccoli qua. Allora, io potrei pure fare questo. Lo so, passo un po' di palo in frasca, però perché non farlo, ragazzi? Cioè, con questo qui sono molto più preciso, guarda. Pazzesco, eh? Ma che legge, che me frega, dai. Occhio, è molto lato, guarda, quando passo io, sicuro. E il capitan. Stiamo arrivando, general. Oh, questo non l'avevo visto. Sta a guardare il muro, lui. Sta a guardare il muro. Sta a svagare. Allora. O sei, dove cazzarola sei? Fatti vedere, maledetto, schiavista. Hey, he's not here. Coño, you sure? Little Comemieta could be hiding in some tight places. No, he's... Ah, pure i bacetti. Sì. Sì. Ah, così? Ragazzi, lui non sa. Ci sono quelli che sanno e quelli che non sanno. Vediamo un po' se ti piacciono i fuochi d'artificio. Mazza, non l'ho preso manco uno. Devo usare le munizioni dirompenti. Allora ragazzi, adesso io entro in beast mode, eh? Quindi scusatemi se sarò molto concentrato a far fuori sto maledetto. Anche perché guardalo. Tu c'hai i razzi? C'hai i razzi che sono particolarmente tosti. Dobbiamo uscire da qui. Aspetta. Dove sta? Beccate questa. Vediamo un po' che colpisce prima. E che colpisce meglio. Aspetta, idea. Dobbiamo utilizzare i suoi amici. Oddio, che cazzo, dove sono sceso? Dove stanno i suoi scagnozzi? Sì, tanto sta... Sta delirando. Sì, per ricaricare il supremo. No, leva. Oh, non posso morire qua così per questi, eh? No, eh? Sì, qua sotto lui non mi prenderà.
mi prenderà. Forza, 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 ragazzi. Anni e anni di video ciò che ci hanno portato a questo, a questo momento. Questa, questa. Che sta al 20%, sta con una scarpa e una ciabatta. 8%, sta con una scarpa e una ciabatta. Vatta a mettere qua dentro. Riposate Mike, riposate Mike. 0%. Ma come, che è morto? Io non me ne sono accorto. No, no, è cascato giù. Non può essere morto così dentro l'aeroplano. Cioè, se no è peggiore della fine di un certo personaggio di Game of Thrones. $1 million if you kill her. $2 million. E che ci faccio? Non c'ho il portafoglio dietro. Yaren cigarettes. But you couldn't find these out here. And Don loves me. He'll send this army to rape and murder every one of you fucking Monteros for this. I don't see no Anton or your true Yaren friends. You know. My papa gave me this blade when I was 7. Told me how to throw it, how to kill with it. You look just like him. Tell me, is there enough of him left to bury? Ooh. But this blade doesn't really say Yara's might, does it? Oh no. You took my land. You took my papa. And now it's time to give. No vemo Napoleone nel pequeño. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Io non devo monetizzare. Oh mamma mia! Eccolo qua, Chorizo! Yeah! Tutti a festeggiare! Bravo, Dadone! No! No! Alex gone. Again. Sei andato? Well then that's his choice. And papa? Did he get a choice? Did he get to see us win something? You never would have won anything if he was still here. Arrivata dopo i fuochi. How the fuck would the Queen of Libertà know? I know he was never going to give you the farm, Camilla, or the camp. But look what you achieved. Espada, you are what the camp needed. You are what Libertad needs. You are the one to help us take down Castillo. She's not wrong, Espada. There's no future for the West without help. And there's no future for Libertad without the West. Monteros don't shake. We drink. Brividozzi. Let's go! E io direi che quindi abbiamo concluso la saga a Ovest con i Montero. Sì. Montero combatteranno con Libertà. Dalla Chorizo, quanto è strano. Che ho preso, ragazzi? Ve l'ho detto? Forse sì, boh, non lo so, sto rincoglionito. You want to confess? Confess. Why are we here? You never even liked Jose. Why? He was an asshole. Why? He was weak. Mi papa had a saying. God gives victory to the lions. Sounds religious. Mi papa loved Jesus. He would always say, Jesus would make an amazing Yaren presidente. Mi Anton. Always remember, Jesus was both the lion and the lamb. Rule with strength, but understand suffering. You believe that? After he was murdered, your grandmother and I were left to survive alone. She would always remind me of my father's obsession with that verse. She hated it. Why? Because he had it all wrong. Be the lion and the lamb? No, she would say, Anton, there are lions and there are lambs. Rule or be ruled. A Castillo must be a lion, for Yara is full of lambs.
You don't talk about her. She was always strong, smart, powerful, but a woman, Yara. Ma stanno dando fuoco alla chiesa? She had the wrong skin to lead. Mi papa was a lamb. Jose is a lamb. You want to know why we're here? You are a lion. And we eat the fucking lambs. Subdolo, gli entra nel cervello. Danny, the West owes you its freedom. But we need to build momentum or the revolution will fail. Maximus Matanzas and the legends are out there and they need your help. I hear you. Thanks, Clara. Ok ragazzi, io però mi fermerei qui. Oggi abbiamo fatto veramente tanto. Allora, io andrei qui alla voce dei reietti di Yara. Però c'è pure sta missione da andare qui di grado 7, io ci potrei andare tranquillamente ragazzi, perché ormai sono di grado 8. Però per andare lì dobbiamo crossare la mappa. E hai speranza, vedete? Grado 10. Secondo me qua succede il panico. Però vabbè, ci potremmo andare per una volta e via. Va bene, va bene, va bene. Deciderò nella prossima puntata. Continuate a supportarlo, a condividere il video agli amici. Ciao a tutti, amici. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.